Donne, ieri in oltre 100.000 hanno manifestato a Roma, una giornata che però è stata segnata da un altro femminicidio, vittima una ragazza cinese di 21 anni, uccisa dal fidanzato messicano di 30 al termine di una lite in un ostello nel centro di Firenze. Sentiamo Adele De Francisci sul delitto di Firenze e poi le voci della manifestazione raccolte da Giuseppina Testoni. Noi abbiamo dei diritti che non vengono rispettati oggi e questo deve essere cambiato, bisogna fare qualcosa. Noi stiamo già facendolo nel nostro piccolo. Le donne non vanno lasciate sole, e c'è bisogno di leggi che tutelano le donne, c'è bisogno di farsi tutelare e proteggere da uno Stato che faccia i nostri interessi. Leggevo su uno striscione la libertà delle donne e la libertà degli uomini. Se io penso che quando ero bambina mia madre mi portava alle manifestazioni a Via delle Botteghe Oscure per i diritti sulle donne, ho 44 anni, sono passati tanti anni, 40, e mi ritrovo oggi in piazza a dover difendere le stesse cose, e questo io lo trovo, non lo so, allucinante. E anche oggi la Rai dedicherà ampio spazio nei palinsesti dei suoi canali a questa giornata per dire basta alla violenza contro le donne. Tra i programmi la fiction che racconta la storia di Lucia Annibali, sfigurata dall'ex che ha portato il suo impegno contro le violenze di genere anche in politica. Sentiamo l'intervista di Giorgio Santelli. Di quella data rimane il ricordo, rimane l'esigenza anche di doversi sottoporre a ulteriori interventi in questi anni e quindi anche nel futuro. Rimangono delle difficoltà quotidiane legate alla mia salute, naturalmente, che è cambiata, però rimane anche una scelta forte di vita, una consapevolezza molto chiara, insomma, di quelle che sono i miei desideri, anche il modo in cui, diciamo, ho deciso poi di condurre la mia vita quotidianamente. In diverse interviste ha detto: in quel giorno c'è una Lucia che non c'è più, che mi ha accompagnato fino a quel momento, e c'è un'altra Lucia oggi, e comunque c'è anche un impegno civile, c'è un impegno politico importante. Sì, una Lucia che non c'è più perché una parte di me, naturalmente, si può dire che sia morta, no? quella sera in quel pianerottolo, quindi una parte di me fisicamente e anche tutta quella che era sostanzialmente la mia vita prima, che è profondamente cambiata. E quindi c'è adesso una vita nuova, che però è molto più intensa, anche più interessante, fatta sì di un impegno civile che è diventato adesso anche politico, ma che per me comunque rimane sempre un impegno civile, quindi il mio contributo nella società e per la società. Tra le sue prime uscite, come oggi, c'è stata una scuola, parlare con i ragazzi, fenomeni che a volte nascono proprio in questa età, che è un'età giovane. Che cosa si può dire ai ragazzi che comunque sembrano in parte decontestualizzati da quello che accade intorno? Sì, io ho fatto in questi anni molti incontri nelle scuole, devo dire, sia inizialmente quando è uscito il libro, poi anche per lavoro, quindi oggi fa parte anche del mio lavoro e comunque di questo impegno. Parlare con i giovani è importante per fargli capire che in realtà quello di cui parliamo li riguarda direttamente, non è qualcosa lontano da loro. E soprattutto cerco sempre di invitare ad una scelta consapevole, e cioè a decidere che persone davvero vogliono essere per loro stessi e anche per chi incontrano. Quindi far prendere consapevolezza di quello che accade intorno a loro per interrogarsi poi su che cosa vogliono fare, di quello che sentono di questi racconti. Quindi per cercare di indirizzare la loro vita nel modo più corretto, più rispettoso possibile. Come ci si fa ad accorgere che si sta dentro un amore sbagliato, come quello che è capitato a lei? Quando le persone sono giovani, vivono la loro adolescenza, forse è ancora più difficile che in un'età matura. È più difficile forse perché ancora non sanno bene innanzitutto né chi sono né che cosa desiderano, e fanno un po' di confusione nei sentimenti, nel modo in cui i sentimenti devono essere manifestati. Quindi pensiamo a questa gelosia, anche noi tanti messaggi che si ricevono, non bisognerebbe già lì avere un occhio vigile, insomma, perché la gelosia non deve essere scambiata per amore quando è una gelosia un po' ossessiva, ecco. E quindi cercare anche un po' di spiegare questi concetti, e così che l'amore, lo stare insieme, dovrebbe essere qualcosa che ti dà la pace, ti porta un po' di pace interiore e ti rende anche una persona migliore rispetto all'altro, oltre che a te stessa. Quando lei è entrata
al Quirinale, nel momento in cui Giorgio Napolitano, presidente, le ha conferito l'onorificenza di Cavaliere della Repubblica, molte donne hanno pensato che entravano con lei, donne che comunque avevano affrontato storie simili di violenze domestiche. Come si sente nel portare questa testimonianza, che comunque è una testimonianza non personale ma collettiva? Io in realtà vivo fondamentalmente la mia vita ogni giorno. Sicuramente il fatto di aver vissuto un'esperienza di questo tipo, ma soprattutto poi dopo di averci lavorato da un punto di vista professionale, ti fa sentire forte sempre ogni giorno l'esigenza di tenere veramente viva l'attenzione rispetto a queste storie, perché sono storie di sofferenza profonda, quotidiana, di solitudine. E quindi è un po' triste, devo dire, un po' un'indifferenza generale che si ha rispetto a questo tipo di sofferenza. E quindi così, insomma, cercare di parlarne, di portare sempre appunto all'attenzione queste storie è doveroso, perché bisogna rendersi conto che questa sofferenza esiste intorno a noi, potrebbe riguardare anche un nostro caro, un nostro familiare, noi non lo sappiamo, e quindi far capire che fa parte della nostra società, così come tutti gli altri temi, come un tema economico, il tema del lavoro, cioè questo deve essere un tema assolutamente sociale, è un tema sociale, e quindi bisogna che qualcuno se ne faccia carico di questa sofferenza, perché lasciare da sole queste persone non è giusto. E ora